Nella ridefinizione dei volumi del viso, c'è differenza tra il trattare un uomo o una donna? Diciamo che la domanda è molto importante perché oggigiorno abbiamo un parterre maschile sempre più importante nel mondo dell'estetica. È compito del medico estetico saper differenziare i trattamenti fra uomo e donna e quindi di non rendere un viso femminile maschile e viceversa. Nello specifico, trattando la linea mandibolare, questo comporta una tecnica diversa fra uomo e donna, nel senso che nell'uomo è importante stressare il punto a livello del muscolo e il massetere, in modo che ci sia una sporgenza in quel punto lì, mentre nella donna è proprio la linea mandibolare che va ridisegnata, in modo che ci sia un bel distacco fra viso e collo che rende il viso ancora più femminile.